Ciao ragazze, benvenute in questo episodio special di Eldaria. Oggi vedremo l'evento di San Valentino, missione Cupido. È la stagione degli innamorati, per noi come per i famigli, ma quest'anno i nostri compagni a piume e a scaglie fanno fatica a trovare l'anima eletta del loro cuore. I ragazzi sono andati verso dei luoghi strategici della città per aiutare i famigli e mi sono detta che potresti essere di buona compagnia e aiutarli nella loro missione. E poi ci sono cose peggiori che passare il San Valentino con loro. Cosa ne dici? Ok, non vedo ovviamente l'ora di cominciare l'evento, ma voglio prima dire che trovo Wang Hua davvero bellissima in questo nuovo Eldaria New Era. Ok, cominciamo, vediamo un po' come si svolge questo evento. Ok, eccoci. Allora, scegliere un compagno di strada, unire delle anime gemelle e riunire abbastanza famigli per completare la barra collettiva. Allora iniziamo subito il dialogo. La giornata era iniziata in modo calmo, non c'era molto da fare al QG. Mi ero svegliata tardi e stavo approfittando del bel tempo nel giardino. Ah, Casey, Gaemon mi ha detto che ti avrei sicuramente trovata qui. Mi stavi cercando? È successo qualcosa? A dire il vero, sì, ma niente di pericoloso, tranquilla. Ti stavo cercando perché sta iniziando la stagione degli innamorati. Sono molto lusingata, Wang Hua, ma cosa dirà Evelyn? Wang Hua è scoppiata a ridere e ha scosso la testa. No, è la stagione degli innamorati per i famigli. In questo periodo dell'anno ogni famiglio parte alla ricerca di un partner per... Beh, non c'è bisogno di fare un disegno. Saprei sicuramente come nascono le uova. Vabbè, dai. Io. Sì, diciamo di sì. Ma cosa c'entra col fatto che mi stavi cercando? È tutta rossa e meravigliosa, però. Sembra che quest'anno i famigli facciano fatica a trovare l'eletto del proprio cuore. Cori e Wang Chu pensano che sia dovuto alle perturbazioni del mana. In ogni caso, abbiamo deciso di aiutare i famigli. Se non riescono a riprodursi, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche. Va bene, vi aiuterò. Cosa vuoi che faccia? I ragazzi sono già partiti per vedere il da farsi. Nevra si occupa dei famigli acquatici in spiaggia. Leiftan cerca di aiutare i famigli volanti alla scogliera. Matthew riunisce famigli terrestri nelle pianure di El. E Lance è nella foresta, si occupa di famigli atipici. Lance? Ha davvero detto Lance? Ho letto bene? Ok. Cosa cavolo ci fa Lance in New Era? Scusatemi, no, vabbè, io non ho ancora giocato all'episodio 30, quindi non so. Sarebbe perfetto se volessi raggiungere uno di loro per aiutarli nei giorni a venire. Nessun problema. Mancano Ezariel e Valkyon. Grazie tante, abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Ci vado subito. Ok, raga, perché mancano Ezariel e Valkyon? Scusatemi. Leiftan, Matthew, Nevra e Lance. Tra l'altro, Matthew è un nuovo personaggio. Io ovviamente scelgo di iniziare con Leiftan perché, cioè, vi ho detto diverse volte che è praticamente il mio preferito. Non voglio farmi sinceramente troppe domande su Valkyon ed Ezariel al momento. Cioè, non voglio sapere, non voglio sapere nulla. Ok, allora devo andare praticamente a cercare i famigli sulle varie pagine del sito per formare delle coppie. Presumo che ci starò tantissimo tempo, quindi qua velocizzerò un po' il tutto. Dopo 2 ore sono finalmente riuscita a trovare una coppia. Ed ecco qui che ho sbloccato il primo elemento della tenuta, che sono i guanti che prendo di questo colore. Altro elemento della tenuta, questa volta ho sbloccato il top. Sono un po' indecisa sul colore da prendere. Alla fine ho scelto questo. Altro elemento della tenuta, le galosce. Eccole qui, sono molto carine. E ho deciso di prenderle in nero.
Ok, adesso devo accedere al dialogo con Leftan. Abbiamo passato tutta la notte ad aiutare i famigli a trovare il partner ideale. Sembra che ce l'abbiamo fatta. Ognuno ha trovato il proprio partner ideale. Sono stanca morta. Perché non potevamo continuare domani? Sorgerà il sole, allora capirai. Oggi i Lovigis volano via per andare a fare il loro nido. Potremmo assistere alla loro danza annuale. Spesso anche altre famiglie volanti si uniscono a loro nella danza. Se qualcuno tra loro fosse rimasto solo, non avrebbero potuto raggiungere gli altri. Vieni, avvicinati al bordo della scogliera, non rimarrai delusa. All'orizzonte sono apparsi i primi raggi di sole. Poco dopo abbiamo sentito un rumore terribile sotto la scogliera. Che sta succedendo? Leiftan ha messo una mano sul mio fianco. Ci sarà una leggera scossa. Oddio, perché? Nubi di famigli sono apparsi davanti ai nostri occhi, come se stessero uscendo dalla scogliera. Wow, che bella che è l'illustrazione! Ma mi piace tantissimo! Che bella, con tutti questi famigli che si baciano, stanno vicini, adorabile! Sono tantissimi, il loro volo è affascinante, volteggiano ad alta velocità cinguettando. Il battito delle loro mille ali crea un vento potente che ci spinge indietro e ci spettina i capelli. Leiftan ha stretto il suo braccio attorno a me. Non avere paura, ti tengo io. Dopo alcuni minuti del loro incredibile balletto, i famigli si sono allontanati, volando verso il sole. Ho dovuto girare lo sguardo per non bruciarmi. Non ho scelto i famigli volanti per caso. Venivo qui ogni anno per vedere questo spettacolo. È davvero incredibile. Hai ragione, non mi dispiace aver vegliato stanotte. Ma adesso devo andare a dormire, non mi reggo in piedi. Oh, è finito? Ok, è terminata la tua missione con Leiftan, che è squadra da urlo. La missione Cupido non è terminata, ci sono dei famigli che sono ancora soli, quindi adesso dovrò scegliere un nuovo personaggio. E io sono curiosissima, sinceramente, di scoprire di più su Matthew, ma il personaggio, e soprattutto su Lance, ovviamente, ma il personaggio che dobbiamo iniziare è Nevra. Che tra l'altro hanno cambiato tantissimo la grafica dei personaggi. Devo dire che Nevra non mi dispiace. Fatemi sapere voi ovviamente cosa ne pensate. Allora, stivaletti. Vediamo un po' di che colore posso prenderli. Ok, alla fine ho deciso di prenderli così. Altro elemento della tenuta, il body che mi piace davvero tantissimo. Secondo me questa tenuta con questi capelli lunghissimi sarà fantastica. E ovviamente scelgo di prenderla di questo colore. Altro elemento, il pantalone. Questa tenuta non lo so, non mi convince particolarmente. Però vabbè. Ok, presa così. E adesso il dialogo con Nevra. In piedi sulla barca, Nevra mi ha indicato la coppia di balbalunghe che avevamo appena fatto unire. Sembrerebbero che abbiamo reso due famiglie felici. Guarda come si muovono, sembra quasi che stiano ballando. Mi sono alzata per vedere meglio le balbalughe. Ballano un po' troppo vicine alla barca, no? Oddio, ci ribaltiamo. Prima che Nevra potesse rispondermi, una delle balbalughe si è scontrata contro la barca, a te pareva. Abbiamo entrambi perso l'equilibrio e siamo caduti in acqua. Ok. Ho quasi sentito subito il fondale. L'acqua non è profonda. Ah, meno male. Mi sono rialzata e ho provato ad asciugarmi gli occhi. Wow, che bella anche questa illustrazione, adoro! Nevra è proprio accanto a me. Ride a crepapelle. Comunque hanno cambiato tantissimo anche la grafica della protagonista. Però vabbè, non mi dispiace a me più di tanto. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Immagino che avremmo dovuto aspettare. Attirati dal movimento, curiosi di vederci in acqua, molti famigli si sono avvicinati a noi.
La balbaluga che ci ha fatti cadere ha nuotato verso Nevra spruzzandolo. Ma che bello! Sei una testa dura, tu! Tieni, ho ancora qualche leccornia. Ecco delle ottime alghe gassate. Non dimenticare di condividerle con la tua nuova metà. La balbaluga si è allontanata, schizzando di nuovo Nevra, che ha scosso la testa. Per giocare, ho schizzato sul vampiro. Ah, è così? Se vuoi la guerra, che guerra sia? Comunque, eri già bagnato. Mi ha gettato dell'acqua addosso, ho risposto immediatamente. La nostra battaglia è durata un bel po' e le balbalughe vi hanno preso parte. Ad un certo punto abbiamo smesso, stremati. Nevra ha alzato le mani in segno di resa. Va bene, hai vinto tu. Ti propongo la pace. E io l'accetto benevolmente. Seppelliamo l'ascia di guerra. È Penso che abbiamo terminato. Possiamo rientrare ad asciugarci. salito sulla barca e mi ha aiutato a salire. Se torniamo tra qualche settimana, troveremo decine di uova. Tanto meglio, ma allora porterò il mio costume da bagno. Ok, e quindi è finito anche con lui. Adesso dobbiamo cominciare un nuovo personaggio. Oh, finalmente, eccolo qui, tocca a Matthew. Però devo dire che fisicamente non mi sembra affatto male. Il suo personaggio mi incuriosisce veramente tantissimo. Cioè, io tipo non vedo l'ora di iniziare a giocare a Eldaria New Era. E vabbè, dai, iniziamo così lo guardo un po' meglio. Ed eccolo qui, ma sapete che è veramente carino? Fatemi sapere voi cosa ne pensate. A me non mi dispiace affatto. Elemento della tenuta, mantello. Molto bello. Ok, lo prendo così. Nuovo elemento della tenuta, la borsa. Che prendo? Di questo colore. Nuovo elemento, il cappotto. Devo dire che il completo di questo colore mi piace molto. Ed eccoci al dialogo. Sento che siamo quasi alla fine. Non vedo più nessun famiglio solo. Infatti, sembra che tutti abbiano trovato l'anima gemella. Più Più lo guardo, più mi incuriosisce. E sembra che sia l'ora del riposino. I famigli si sono rannicchiati l'uno contro l'altro, formando delle coppie. Fanno bene, sono stanco morto. Dovremmo imitarli. Vuoi tornare al QG per fare un riposino? Matthew ha lanciato un'occhiata in direzione della città e ha messo il broncio. È lontano. Preferisco stendermi qui. Guarda questi flubat. Sì. Si sono stesi sull'erba, ma non siamo dei flubat. Volevo dire che sembra che siano comodi. Sono scoppiata a ridere. Non l'avevo vista proprio così. Sulle patatine oniriche ci faranno sicuramente un po' di spazio tra loro. Sono sicuro che sono morbidissimi. In effetti, i flubat ci hanno lasciati stendere senza battere ciglio. Ne ero sicuro, sono ancora più comodi del mio letto. Si è tolto l'armatura per stare più comodo. Ne è valsa la pena aiutarli, mi addormento tra... La fine della frase si è persa in un sonoro ronfare, si è addormentato quindi. Mi sono appoggiata a lui, sorridendo. Wow, cioè, wow, ma questa illustrazione, scusate, potrebbe essere la mia preferita, ve lo dico. Cioè, lui è veramente carino. E loro due insieme sono bellissimi, secondo me. Anch'io mi addormenterò presto. Questa giornata è stata deliziosa, ma stancante. No, vabbè, io sto ancora ammirando i dettagli dell'illustrazione e sto guardando tipo i loro visi così vicini, così dolci. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, ma questa illustrazione, già ve lo dico, potrebbe essere la mia preferita tra tutte. Perché la trovo veramente perfetta, non lo so, anche tutti i famigli qui attorno mi sembrano bellissimi. Non vedo l'ora di scoprirne di più sul suo personaggio quando inizierò a giocare. Ok, abbiamo terminato
anche con Matthew la missione. E adesso non ci resta l'ultimo personaggio, quello che mi incuriosisce e inquieta di più. Perché bene sì, tocca proprio a Lance, che tra l'altro è cambiato un botto. Cioè, è diversissimo, è molto più maturo. E quello che io mi chiedo è, ma lui fa ancora parte dei cattivi? O nel nuovo Eldaria fa la parte del buono? Cioè, è cambiato, è migliorato? Non lo so. E non so perché c'è lui e non c'è Valkyon, questo è un dubbio che mi sta divorando, però vi prego non spoileratemi nulla. Niente, quindi continuiamo, cioè, o meglio, iniziamo questa missione con lui perché non vedo l'ora di scoprire, insomma, cosa ci riserverà il dialogo. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di Lance e della nuova grafica. Elemento della tenuta sbloccato, il tatuaggio, raga, che bello che è. Mi piace veramente tantissimo. Wow. Altro elemento della tenuta, la parrucca, che non mi fa impazzire, però non è neanche brutta, quindi va bene. Decido di prenderla di questo colore. O altro elemento, questa parrucca mi piace veramente tantissimo. Sembra Raperonzolo, è bellissima. Ovviamente la prendo di questo colore. E adesso siamo finalmente arrivati al dialogo. I Black Gellistrot sono agitati. Vuol dire che sta arrivando una tempesta. In effetti, i famigli girano su loro stessi abbaiando e ringhiando. Cioè, mi fa troppo strano a me fare il dialogo con lui, però vabbè. Vuoi tornare al QG per metterci al sicuro? Stai scherzando? È l'occasione unica di correre con i Black Gellitrots. Quando arriverà la tempesta, andranno tutti via per evitarla. Un fulmine ha colpito il cielo. Il tuono seguì quasi immediatamente. Uno dei Black Gellitrots ha lanciato un urlo e ha iniziato a correre. Senza proferire parola, io e Lance l'abbiamo seguito. Wow! L'illustrazione! No, vabbè. Io sono sconvolta. Tutti gli altri famigli ci hanno imitato. Abbiamo corso a perdifiato attraverso la foresta. Ho guardato Lance. Un sorriso selvaggio ha illuminato il suo viso. Un sorriso, vabbè. Sembrava che facessimo parte del branco e della foresta, ma siamo diventati amici adesso. La nostra corsa ci portò finalmente al riparo in una grotta, dove crollammo assieme ai famigli. Allora, cosa ne pensi? È stato incredibile, vero? Sì, è davvero incredibile, ma forse dovremmo lasciarli in pace ora che formano una coppia. Lance guardò fuori e sospirò profondamente. Ci aspetta una bella passeggiata sotto la pioggia. Ok, e quindi è finito anche con lui. Praticamente ho completato tutti i personaggi. Sì, congratulazione, missione compiuta. Wang Hua sapeva che poteva contare su di te per far riunire famiglie della città. La boutique di San Valentino rimane aperta. Tutti i guardiani... Ok. Ritrova il suo uovo nel suo inventario, porrire a tolo corrente della sua boutique. Va bene, allora devo dire che questo evento l'ho trovato molto carino e anche rivelatore, perché ho scoperto praticamente che Lance si è unito al gruppo, che c'è un nuovo personaggio che è Matthew. Queste sono le tenute che abbiamo sbloccato, sono entrambe carine, ma ovviamente la mia preferita e questa con i capelli lunghi. Fatemi sapere tra le due tenute quale avete preferito voi. A me questa qui è piaciuta veramente abbastanza. E fatemi anche sapere quale illustrazione tra le quattro avete preferito. In assoluto devo dire che la mia preferita penso sia quella con Matthew. Non lo so, è quella che ho trovato più dolce. Non voglio farmi domande su Ezariel e Valkyon, perché ho paura di scoprire il peggio. Io spero che siano solo momentaneamente fuori dal gioco
e che magari insomma torneranno più avanti, non lo so. Vi ricordo di non farmi spoiler. Sono ovviamente curiosissima di vedere com'è possibile che Lance sia unito al gruppo e di scoprirne di più su questo nuovo personaggio. Io spero che questo evento vi sia piaciuto, aspetto di leggere giù i vostri commenti per sapere le vostre impressioni. Vi ricordo di lasciarmi un pollice in su, di iscrivervi se non l'avete fatto e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao!